Gentili telespettatori, bentrovati da Andrea Di Pre. Mi trovo a Treviso per un appuntamento davvero attesissimo con un monarca assoluto della pittura, un artista che ha attraversato con piglio deciso e risoluto gli anni più chiassosi, più rissosi dell'arte contemporanea, un artista che ha imposto la sua unicità in una trangione diversa, con diversi personaggi qui presenti, che passo subito a presentarvi, per un appuntamento per comprendere e per esperire l'arte contemporanea. Subito qui alla mia sinistra il maestro, l'artista Ercole Saviane. Qui nel suo studio, ovviamente, c'è anche un suo grande sostenitore, poeta, amico, poeta, avvocato, campione di automobilismo, Grazie. dottor Laterza, Tonino Laterza, che vediamo sempre del tu. E come vedete, qui con noi anche due artiste che fanno parte del gruppo di Ercole, e anche loro con la loro specificità, Andrea qui e Anita qui con me, Nello ecco, studio, nello studio, e non perché sono anche loro siamo artiste, collaboratrici, ovviamente. pittrici dello studio del maestro Ovvio. Ercole Maestro. Ed Saviano. era giusto documentarle e mostrarle qui insieme a noi. Allora, Ercole, direi subito, vediamo di tracciare brevemente un consuntivo di eventi della tua storia. Io ricordo però da subito che in onda c'è il tuo telefono, ci sono tutti i riferimenti per contattarti e vedrete diverse opere appartenenti a periodi molto diversi fra loro, ma opere che indicano il racconto, la luce e l'anima di Ercole Saviane. Ercole, la tua storia. La mia storia l'ho sintetizzata dividendola in quattro parti. I miei 60 anni di attività artistica nell'anno 2007 alla mostra di Palazzo Scotti in Treviso, presentai 42 opere fra il 1946 ed oltre fino alla fine degli anni 90. E ho diviso in quattro parti la mia attività. Ecco, diciamo subito i quattro periodi. Quattro periodi. Il primo periodo Sì, io ho qui un catalogo. Scusami, Ercole, se ti interrompo un attimo perché giustamente il pubblico deve capire subito. Allora, ci seguono tanti amanti dell'arte, ma anche tanti collezionisti. Ercole Saviano e Saviane è stato il primo, ha anticipato la transavanguardia ed è quello che è riuscito ad imporre il suo carisma perfino ad un personaggio importante come Jenkins. Paul Jenkins. Quindi pensate il prestigio, lo dico per i collezionisti questo. Un artista che da sempre preveggente, inconfondibile, È un unico. precursore di quel tipo, Ma quella specialità direi che musicale. io, nella mia attività artistica, no, Qui vedete questa foto. ecco, qui ero quando avevo 10 anni. E qui il tuo primo Una, quadro. no, questo qui è un periodo che va dal 1943 e per qualche anno. Io operavo così, ma voglio dire In che quattro periodi, Ercole, anche per dirlo al sono qua pubblico. registrati i quattro periodi. Sì, ma diciamoli pure a voce intanto, Sì, perché appunto a voce ovviamente. si fa presto. Dunque, queste premonizioni costituiscono una fenomenologia più che altro di inconscio. Io non mi rendevo conto di essere un premonitore, però vi sono tre punti che sono stati giudicati quali anticipazione della transavanguardia, questo del 1947. Poi, Pensate, quest'opera del 47, cosa vuol dire? Che già in quegli anni, dove si usciva dall'orrore della guerra, l'artista riusciva a ribadire una necessità, una libertà assoluta, filosofica, una si tua necessità. ricostituiva sì, l'Italia dopo la ma nel guerra. subconscio si Questo intende che le premonizioni non erano intenzionali. Questo è il periodo in cui praticamente Guardate che opera mi è questa. stata giudicata
come un'anticipazione della pop art. Ma la pop art diversa, una pop art che in questo chiaro di luna, questo idillio lunare, ci sono elementi anche lirici, certo, anche romantici. Una presenza incantata. Io ho voluto potenziare le forze del passato considerandole anticipazioni del futuro. E questo il qui è il periodo musicale. E questo è il periodo che infatuò addirittura Firenze in quel 1959. I tuoi anni fiorentini, ricordiamo, anni dove di silenzio nel cuore, ma di polemica o capriccio nelle parole. Sì, dunque i bianchi costituiscono per me il silenzio e i colori, le vibrazioni musicali. È stata giudicata una pittura musicale. Una pittura una musicale. Pittura sonora. E questo è il culmine, no, di questa danzatrice sacra. Danzatrice sacra, vedete? Ecco qua, scusate. È un olio di tela, su tela incollato su pasite, 1 metro per 1,60 m. Se mi consente, benissimo, maestro, il maestro Ercole Saviane ha prodotto una numerosissima quantità di opere e molte opere sono andate disperse con l'inondazione dell'Arno. Sì. Questi sono aspetti. Allora, io dico questo: è impossibile compendiare in 15 minuti una storia così esaltante e così complessa. D'altra parte, lo vedete, il modo migliore è quello di affrontarla in questo modo, spontaneo, liberissimo, in una notte di maggio, qui con i compagni dell'artista. Questi sono i quattro periodi. Allora, il periodo psicoanimistico, formale, a volte informale, il periodo lirico, suono, tempo in defigurazioni o lirico defigurativo, il terzo periodo, l'ermetico simbolista, il quarto periodo, primordialismo umanistico e archeosofico. Diciamo questo, che anche il tema del primordio è costante delle tue opere, ma tu sei anche un celebre artista che archivia i dati. Se è vero che l'Ottocento è il secolo degli archivi, tu oggi si archivia di tutto con i telefonini, con internet, tu dai testimonianza di tutto. Celebre l'epopea di Dottor Jekyll e Mr. Hyde, per esempio. Dottor Jekyll e Mr. Hyde fu una... che fra poco vedremo in onda, ecco. Un'opera meravigliosa di Robert Louis Stevenson che il nostro Cesare Pavese attribuì come ispirazione a tutta la letteratura europea, partendo dalla grandezza di Dostoevsky. Certo, sarebbe un lunghissimo discorso quello dell'analisi sociologica, complesso, perché sapete che il mostro in realtà non è altro che il frutto del suburbio industriale. L'altro se stesso. Ecco, che è l'aspetto più vero, ecco, ma comunque una cosa complessa. Temi. Però la psicologia e la bravura. Allora, poi io ho avuto interessi per il teatro elisabettiano, i miei interessi si sono estesi da Shakespeare anche ai 22-23 grandi drammaturghi dell'età. Allora, una cosa però voglio chiedere ancora. Cosa voglio chiedere? Questo è importante. Tolino, tu che l'hai seguito molto, perché sei un po' in divino, amico. Che cosa, a tuo giudizio, perché sei un fine osservatore, rende così forte e unico questo secondo maestro? Secondo me, il maestro Ercole Saviane ha il merito eccezionale, unico al mondo, di aver operato con la sua arte un connubio armonico, felice, tra l'arte figurativa, la cinematografia, il teatro e il circo. Io gli suggerisco di comprendere anche la televisione ed aggiornare. Certo, certamente. Gli ho anche chiesto, siccome si interessa di personaggi del cinema muto, di interessarsi anche di un carissimo, grande attore del cinema muto. Nostro, immagino. No, di Castellaneta. Certo, bravo. Cosa? Guglielmi, però si chiamava... Che è Rudolfo Valentino, sì, Rudolfo Valentino. Dove a Castellaneta gli hanno dedicato un monumento e dove le donne vanno ad abbracciarlo così in maniera esatto. Allora, eccezionale. Tanto mentre parliamo vedete in continuazione immagini filmate sia nello studio di Ercole sia in posti privati dove sono raccolte le tue opere. Ercole, un'altra domanda fondamentale. Io penso però che il primo pensiero che
un po' tutta la tua opera va ad ispirare sia il tema della libertà, lo dicevo prima, tu hai una assoluta autodeterminazione che ti ha spinto a spingere il tuo spirito oltre ogni ostacolo. Non sei un artista che ha cercato le scorciatoie, le facili trovate, sei un intellettuale, un artista di stratificazione, di sedimentazione, un artista di grande complessità. Metamorfosi anche. Ecco, ma di metamorfosi come ci suggerisce... E di grande trasformazione appunto nelle tue opere. Allora, questa tua caratteristica e questo tuo modo di essere autonomo e libero, in definitiva, anche se ovviamente in certi anni hai scontato un po' questa tua autonomia e indipendenza, oggi puoi dire veramente che sei affermato, riconosciuto, qui a Treviso sei fortissimo, fra l'altro, hai avuto anche mostre importanti, le autorità ti hanno riconosciuto, ecco. Allora, se è vero che l'artista ha un altissimo tasso di fallimento, oggi per te che hai raggiunto questo successo... All'età di 80 anni. Ecco, auguri. Quindi questo è il bilancio che ti voglio chiedere. Alla fine vuol dire che mantenersi autonomi, indipendenti, sicuri, convinti, consapevoli del proprio genio, della propria grandezza è sempre il modo migliore per affrontare la vitaccia su questa terra. Io veramente ho sempre rivolto a me stesso le responsabilizzazioni, mi sono sempre reso autonomo, mi sono sempre reso pienamente responsabile. Nell'approfondire varie letterature che mi hanno portato a connettere tutte le esperienze passate del mio casato, esperienze militari, esperienze marinaresche o altro, e poi avendo avuto un padre abbastanza internazionale nelle sue attività militari, marinaresche ed altro, e ciò Io stesso che già ero in Africa quando avevo 7 anni, assorbii molto di ciò che era l'Africa, di ciò che era l'Egitto, e tutto questo mi ha arricchito enormemente. In più la solerzia verso le letture, incoraggiate di incoraggiamento paterno, varie letterature, esploratori, esplorazioni, viaggi e poi la vera e propria alta letteratura. Il maestro Ercole Saviane, nato ad Arezzo il 30 giugno del 1930, ha una carica di energia, quella stessa energia che traspare attraverso le sue opere, e per lui questa carica di energia è come avere 40 anni di meno di quelli che ha. Allora, siamo nella parte finale del programma. E ha grandi propositi di realizzare. Però vorrei anche dire un'altra cosa importante, che io voglio essere considerato come punto di partenza, come vocazione appartenente a una grandiosa arte del silenzio, che sono le arti visive. Da questo... Bravissimo. Ercole, termina qui il nostro appuntamento, ti ritroviamo in altre occasioni. Tutta una strategia dell'incontinenza e delle sue ritualità senza veli in questo maestro del nostro tempo. Un applauso da parte nostra e anche da parte del pubblico. Grazie a voi per l'attenzione. Da Treviso è tutto, da Andrea Di Pre un saluto e da questi maestro importanti... Ad Maiora. Grazie, a presto.